È domenica, siamo in diretta da campo di San Mauro con il nostro giocatore Michele Schianti. Sì, Michele Schianti, esatto. E anche allora la partita si è conclusa 3-2 per la Storms con i nuotatori all'inizio 1-0 del numero 14, penso. Poi pareggio mio su assist di Maso. Un gol da opportunista, direi. Direi, anche grande azione di Maso. Poi, il secondo tempo, giocato da me in panchina, potete sentire la telecronaca, hanno vinto, ha prevalso il San Mauro per 1-0 contro noi. Poi nell'ultimo tempo è successo di tutto. Il numero 14 ha fatto un altro gol molto bello. All'incrocio dei pali il portiere Bandinelli non ha potuto fare niente. E poi è stato ripreso da Maso su una punizione meravigliosa sul vicino al palo esterno all'angolo alto. Campo duro direi, no? Campo molto duro. Ci abbiamo già giocato. Oggi per fortuna non ha piovuto. Che è un campionato esatto, come ha detto un tizio qui, no, non so chi sei, comunque. Voti, via. Sì. Ora voti, vai. Le votazioni ve le porterò mercoledì, e no, quindi... Si vogliono ora, in diretta. Va bene, passiamo dal portiere. Bandinelli, voto 7, grandi parate, sui gol non ha potuto fare niente, però... è stato grande, ok. Poi che Bruni 6,5, gran gol, partita giocata bene e nulla da dire. Perrotti babbo, ah no, figlio. Dipende in cosa. Vabbè, comunque, Perrotti figlio. Sono un po' indeciso su che... cosa mettergli in pagella, non Tocchi è il giornalista, ci devo ancora riflettere su Perrotti, ma penso sia sempre il 6 e il 7, quindi possiamo stare sicuri. Poi abbiamo Cecchini 6,5, partita giocata bene, grinta, forza, lo spirito da leader. Poi Croppini 6-, ha provato a vedere, però manca ancora qualcosa per muovere di più nel campo. Comunque chiudiamo il collegamento. Sì. Abbiamo mezza squadra. Abbiamo tempi stretti, ci stanno chiamando la regia. Ok. Panerai. 6 più. Okay. 6 più, vai. Più veloce, poi chi manca ancora? Basta. 6 più. Se ne guarda più. No. No, la regia, pubblicità. No, dice. Pubblicità. Ci chiamano la pubblicità. Grazie di tutto, dallo stadio è tutto.